ben 8 bambini pro su Block Dash Endless che proveranno a battere il record mondiale delle più ondate possibili. Matte, secondo te ce la faranno? Ah, secondo me sì, però visto che non gioco io non ne sono sicuro, eh. Ma stai zitto, che se non giochi tu può essere solo che una fortuna. Ora, come vedete, iniziamo con soltanto due di loro e il vincitore ne sfiderà un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora, finché non troveremo i più forti di sempre. Ma ora direi di iniziare subito, perché qua oggi preparatevi, prendete i popcorn, prendete la Coca-Cola, le patatine, perché starete per vedere una sfida veramente incredibile. Mate, ora io voglio lanciare una sfida a quelli che ci guardano da casa. Secondo voi chi vincerà? Se ti vate per cozza bomba, lasciate like, mentre se ti vate per donny, iscrivetevi al canale. Guarda, io tifo per cozza, perché ha una skin che mi piace molto. Donny è un po' troppo natalizio, è un po' troppo in anticipo secondo me. Tu dici, vabbè, allora io cerco di dare a loro il massimo potere possibile. Quindi io vi ricordo che se volete vincere questa sfida, che è molto importante, potete farlo acquistando il mio libro Maxino e la Torre dei Mostri. Trovate il link qua sotto in descrizione, prendetelo a tutti che vi fa diventare pro fighissimi e fortissimi. Ma ora guardiamo, perché secondo me vedremo anche tanti bei trick. Però qua si stanno ancora un po' studiando, non se la stanno rischiando troppo. Sì, sì, infatti stanno abbastanza soft, con calma, si tirano cazzotti, fanno cose, attenzione. Cosa stanno facendo? Stanno facendo dei bait, delle finte. Sì, ha fatto una schivata in cozzone qua che, mamma mia, era incredibile. Infatti sì. Andiamo avanti, siamo già all'ondata numero 15. Ma te, secondo te a che punto arriviamo? Oh cavolo, oddio, è rimasto sotto? No, ce l'ha fatta, ok, ce l'ha fatta. Ok, ce l'ha fatta, ondata numero 6. Ehi, 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 il primo trick che ti porta direttamente qua sopra. Ma per adesso si va soft, si va con calma, perché è l'ondata 17. E poi la per... veramente molto bene, si è trovato dall'altra parte. Ondata 19. Si punta comunque a 100. 100 la vedo difficile, sai, perché questi qua li vedo molto aggressivi fra di loro. Si tirano tante emote. Prima o poi uno dei due sbaglia tirando le emote. Secondo me sarà così. Potrebbe essere una giusta osservazione, caro Mate. Ma qua, vabbè, finché i blocchi continuano ad arrivare abbastanza lentamente, non dovrebbero esserci problemi. Allora, però, io voglio fare una cosa. Voglio fare una cosa. Voglio giocarmi il tutto per tutto. Sì. Io, dato che tipo, non so perché cozzone mi ispira anche a me, non so per quale motivo. Dato che mi ispira il cozzone, se vince il cozzone, se vince Donny, vado a sciopazzare la ruota da 750 gemme. Ti sei uscito de cabeza? Sì, io mi fido di cozzone, quindi spero che lui possa riuscire a vincere questo super round. Intanto, oddio, attenzione! Un bravo cozzone! Recovery! Si è salvato! Mamma mia! Mamma mia, ma cosa abbiamo visto? È una situazione bruttissima, eh! Sì, brutta, ma bella allo stesso tempo, perché cavolo, sei stato bello questo recovery! Ma noi ancora... Aia! Ecco, vedi? Si è scazzato la vicenda! È uscito subito! Sì, il cozzone è qualità, attenzione, ragazzi! Secondo me il cozzone... Io non ci posso credere. Io posso dire una cosa, io proprio un fiuto per i peli. L'ho detto subito, che era lui. Guarda, secondo me il cozzone ha veramente la stoffa. Si può dire che ha la stoffa, anche se Donny sta riuscendo a tenergli testa. Per tutto questo tempo non è morto, quindi per non essere morto contro il cozzone vuol dire che non sei per niente male. Comunque qua non so se stai notando, ma ogni tanto fanno dei salti indietro senza senso che non capisco. Cioè, sono cose da pro che non riesco a comprendere ancora. Sì, sono cose da pro che tu non conosci, nonostante ti chiami Mate Pro. Cioè, attenzione! Attenzione! Cioè, il cozzone si è salvato e ha tirato una scivolata volante a Donny. Oddio, qua è complicato. Oddio, Donny è finita. E invece no. Non è finita, non è finita mai. Non muoiono mai, è incredibile. Sono veramente clamorosissimi. Però, ragazzi, stanno avanti molto. Ondata numero 43. Però, non so, la 100 la vedo ancora molto lunga. Se si continua a dare cazzotti sarà difficile. Attenzione, cosa sta succedendo? Oh mio Dio, non lo so. No, io veramente non ho parole. Cioè, come ha fatto a salvarsi in quella situazione? Non lo so nemmeno io.
Guarda, io sono senza parole, posso dirlo? Intanto quasi all'ondata numero 60. Tra poco dovrebbe iniziare ad essere veramente difficile per i due ragazzi. Ma guarda, qua secondo me loro non hanno il concetto del difficile. Infatti sì, cioè per loro è tutto così semplice. E allora sapete una cosa, io credo sia arrivato il momento Royal Rumble. Cercate di ammazzarvi l'uno contro l'altro. Vedete di fare strage. Oh mamma mia, guarda che qua stai esagerando, eh. Lo so, ma qua se non si aggiunge un po' di sfida non si va da nessuna parte. Quindi ragazzi, forza, per vincere dovete ammazzare l'altro. Oh mamma mia, guarda, la vedo mai. Però vedo Danny, scusa, Donny, che schiva molto bene. Non so se l'hai notato, sì, ha schivato finora sì. Tutto. Schiva benissimo, ma poi c'è Cozzone che fa dei trick volanti clamorosi. Cosa? Cioè, come cavolo l'ha fatto? Non sono entrambi! Cioè, no, laggato! Ho laggato! Mi si è frizzato tutto! Non ci posso credere! No! No! Il Cozzone! Proprio nessuno se l'aspettava! Perde la partita! Come ha detto, ha laggato! E quindi, ragazzi, c'è anche questo. C'è anche la sfortuna che a volte può fare brutti scherzi. Quindi io l'avevo promesso. Se perdeva il Cozzone, dovevo sciopare la ruota da 725 gemme. Vediamo un po' che cosa troviamo. Dammi almeno una mitica! No, no, non ti deve dare proprio niente, che ha già avuto troppo culo in questi giorni. Eccola! Vai! Oh mio Dio! Non ci posso credere, c'è la skin principale della ruota, quella nuova. Mamma mia, la prima skin. Io non parlo perché se no mi arrestano. Vabbè, adesso andiamo con il prossimo round. Ed ecco qua il nuovo sfidante di Donny, il signor Olly, che ha una skin tutta quanta rossa da pugilato. E stiamo vedendo che sta già facendo dei trick clamorosi, a saltare in testa e cose così. Interessante. Ragazzi, anche qua dovete cercare di ammazzarvi. Il record lo faremo nella finale. Vuoi proprio arrivare fino all'ultimo? Esatto, hai capito bene. Quindi ragazzi, adesso dovete cercare soltanto di vincere. Poi il record mondiale lo faremo nella finale. E lì voglio veramente 20 miliardi di ondate. Io non riesco a capire perché Olly continua a girare come una trottola. Sono movenze da pro. Guardala, guarda come girano. Guarda come per adesso è ancora molto semplice. Non è difficile. Anche Gigino sarebbe capace di fare una roba del genere. Oddio. Ma cos'è questa cosa? Non sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, Cioè, sinceramente, Gigino non riuscirebbe nemmeno a fare questo. No, assolutamente. Vabbè, comunque Olly sta facendo delle cose veramente strane. Cioè, fa le scivolate, poi salta in testa a Donny, fa delle cose stranissime. Via, gli salta in testa. Cioè, deve essere precisissimo per fare delle cose del genere. Infatti, perché poi se sbagli a saltare magari becchi lo spuntone e lì sei fregato, Sì, io tipo sbaglierei subito, ovviamente. Ma noi stiamo parlando di gente di veramente altissimo livello. Tu sbagliavi, io non arrivavo all'ondata 14. Però sì, vabbè, ci sta. Vabbè, dai, non scherziamo, dai. L'ondata 14 è veramente facile, non dovrebbe anche essere... se ricordiamo chi ha pro nel nome. Sì, ce l'hai tu, ma non sei neanche tu perché c'hai pro, dato che sei un prosciutto. E lo ripeto. Comunque, continuiamo a vedere che qua siamo già all'ondata 17. E qua non... Continuiamo a non ammazzarsi a vicenda. Sono abbastanza safe. Olly sta semplicemente dei cazzottoni, però sono ancora tranquilli. Ma sai, secondo me, quando sei a questi livelli così alti, nelle ondate iniziali, anche se ti ricalci, comunque riesci comunque a, diciamo, recuperarla, ecco. Quindi è un po' difficile. È vero. Perché in qualche modo, con un recovery, con un trick, riesci sempre a recuperare. Io credo che il modo più facile, più efficiente per ammazzare qualcuno su Block Dash sia buttarlo nei laser. Perché se vuoi buttarlo nel vuoto, in qualche modo, se sei forte, riesci a recuperare. Questa cosa dove l'hai letta? Nel libro dello Shrekking? No, è semplicemente ragionamento. Attenzione, Donny! Oh, male qua! Donny ha sbagliato il recovery. E qua forse va a salire a galla quella che era forse la differenza che c'era tra lui e il Cozzone. Che nonostante il Cozzone era forte, poi ha perso per un lag. E ora Donny è morto. Chissà se il Cozzone adesso sarebbe rimasto in vita. Vabbè, ma non ci interessa, perché adesso il signor Olly è riuscito a vincere. E si va avanti con il super torreazzo.
prossimo round del torneazzo più pazzo di Istanbul. Olly che se la vede in una maniera clamorosa, che già fa il Phantom's Block clamorosissimo, esatto, contro Xami. Xami che come vediamo è tutto quanto giallo. Mate, tu perché tifi adesso? Per Olly, perché qua continua a fare il trick che ha inventato Gigino e quindi mi sta molto a cuore. Sì, sì. Io non credo l'abbia inventato Gigino, sinceramente. Poi se vogliamo essere sinceri, Gigino ha semplicemente utilizzato il coso dell'invisibilità che poi va avanti e dice che sia il Phantom's Block, ma non è vero. Tu dici. Sì, è così e basta. Ma io adesso ti dirò una cosa. Voglio andare controcorrente, dato che tu sei così tanta fiducia al signor Olly, e voglio darla a Xami. Xami, che ragazzi, parte effettivamente un po' sottovalutato, perché Olly ha fatto vedere che sa essere veramente molto molto forte. Ma io voglio tifare lui, voglio tifare lui. E se perderà andrò a shoppare un'altra volta quella ruota. Quindi sono altre 725 gemme. Però, cioè, solo una volta. Vuoi che faccia più di uno spin? Facciamo che se perde Xami ne fai due di spin, almeno. Quindi 1400 gemme, ma sono tantissime. Va bene, va bene, va bene, guardiamo. Vai su, guardiamo, non fare il tricchion. Va bene, va bene, va bene, non ho paura, non ho paura. Anche perché io mi fido di Xami, non mi deludere. Ma comunque sto continuando a vedere Olly che salta sulle... Oddio! Non ci posso credere, non ci posso credere. Non l'ha fatto veramente. Xami, il mio uomo, si è salvato! Mamma mia, che recovery ha fatto. Ed era poi difficile perché si è alzato all'ultimo dopo il pugno, Sì, sì, mamma sì, mia. È stata una cosa clamorosissima. Ma d'altronde tutto ce lo trovate in queste sfide pazze. Sgravate. Ecco, l'ho steso, gli è saltato in testa. Ma riescono comunque a recuperare. Cioè, non ci credo. È incredibile. L'incredibile è che comunque io sono ancora più forte di loro. Cioè, è assurdo. No, non sei più forte. Non è assolutamente vera questa ma cosa. Ma un pochettino. E comunque, secondo me, loro hanno per forza acquistato il mio libro. Sono troppo forti. Tu dici, tu dici. Sì, sono troppo forti. Poi se lo sono letti tutto quanto dalla prima all'ultima pagina, per forza. Ma guarda, secondo me non l'hanno letto solo una volta. Secondo me due. Ah, per forza. Per essere così forti effettivamente bisogna avere una gran bagaglio culturale. Attenzione, lo lascia giù. Ha fatto il Phantom's Block. Grande Xami, non mollare. Ma il Phantom's Block è il miglior trick di sta. Oh, solo Gigi non riesce a trovare queste cose. Sì, mamma mia. È incredibile, eh? Mamma mia. Lo stava per panciare là sopra, stava per parlare nell'oltretomba. Sa perché la bomba è il cazzoton qua, Sì, sì, è veramente importante. Ondata numero 29. Sembra poco, ma ragazzi, quando ci sono due player così assatanati di vittoria, non è per niente facile. Cosa sta succedendo? Perché ha fatto una rotazione lì? Ma perché Olly gli ha tirato il pugno, poi l'ha provato a spingere, diciamo, fuori, ma non ce l'ha fatta. Ok, Xami è rimasto sotto. Attenzione, aia, ballato. E si riesce a scansare il cazzo di Olly, che era già lì pronto per buttare dei laser. Cosa fa? Cosa fa Olly? Attenzione, oddio! Tenta recovery! Oh mio Dio! No! Wow! No. Wow. Si è salvato anche con un recovery. Io non so come abbiano fatto a non morire. Posso solo dire wow. Sì, possiamo dirlo entrambi, perché tutto ciò è incredibile. Mamma mia. Si vede che già dal terzo round il livello si è veramente alzato. Quindi non mi immagino nella finale a quale ondata si potrebbe arrivare. Lì si farà il record mondiale. Secondo me arriviamo a... allora, record mondiale bello al 15. 15 non è il record mondiale, mate. 15 è circa il momento in cui muore. Let's go! Bravo! Non ci posso credere, Olly ha vinto di nuovo! E quindi mi tocca sciopazzare. Mi tocca sciopazzare. Due, 1450 gemme. Andiamo! Vediamo un po' che cosa mi esce in questa roba. Oh, se trovi un'altra. Mi arrabbio. Dragone viola! Vite cazza! Io non so. E poi ho trovato Oni, che se metti la L diventa Olly. È incredibile, ragazzi. Sembra fatta apposta. Ma ora voglio mettermi subito questa skin che ho sbloccato. Miticozza, non il dragone, ma quella di prima. Perché è veramente incredibile. La skin glitchata. Wow. Bene, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere. Proseguiamo con il prossimo round. Ma perché hai un pantalone in testa?
Perché ho la testa molto calda dopo che trovi tutte queste mitiche. Ed eccoci qua per un'altra sfida, il Mythicol, che ormai le sta vincendo tutte contro lui, What's up? Bene, ho trovato chi ti farò questa partita. Sì. What's up o Instagram? Dimmi un po' chi ti farai. Chiedo veramente scusa, era orribile questa battuta, perché si chiama WhatsApp, non WhatsApp come l'app. Vabbè, abbiamo capito, dai, lasciamo perdere, concentriamoci sul gioco per piacere e guardiamo come Holly. Secondo te, Mate, chi vincerà questa volta? Holly o WhatsApp? Allora, io ti ho già detto, io tifo per WhatsApp e spero lui. E allora a questo punto io tifo per Holly, che ha battuto il mio Xami nello scorso round e quindi si è preso tutto il mio rispetto. Vai! Vai Holly! Lo voglio in finale adesso. No, secondo me il WhatsAppone qua altro che finale, la vincerà addirittura. Tu dici. Già qua stava rischiando il WhatsAppone. Era stato un cazzotto, era lì in bilico per morire, ma per fortuna si è salvato in extremis. Ma tu stai vedendo quanto sono forti i cazzottoni che si danno, no? Sì, ma non lo so, ma come fanno? Guarda qua. No, comunque Holly è finita. Cioè, incazza tutti quanti. È incredibile! E vince subito! Lo ha distrutto! E Holly vince ancora. Io credo. Non dovevo tifare un'app. Io credo che Holly sia veramente il pretendente per la finale. Non vorrei dirtelo, Mate, ma questa è la semifinale! Holly contro I4HI450. Sì, lo so bene e chiaro. Ma Mate, perché stai giocando anche tu? Perché sto giocando anch'io? Perché io vinco questa partita. Vado in finale. Va bene, allora voglio vederti giocare così. Metti guarda, caso, fai guarda, una super prestazione. Vinci la partita e te ne vai in finale tu. Guarda, io giro come loro. Matto, sei una banana. Guarda. Il Phantom's Block che non ha funzionato. Va bene, era proprio il Phantom's Block questo qua, era proprio quello. Comunque, non sei ancora morto, Mate. Ondata numero 8 e sei vivo. Complimenti. Ho rischiato qua, eh. Eh sì, hai rischiato, ma già tanto che sei vivo, secondo me. Vabbè, dobbiamo soltanto aspettare che arrivano le prime cose difficili e già sarai morto. Comunque, i primi round le prime ondate sono facili, Mate. Poi dopo ti consiglio di stare attento, perché secondo me non durerai molto. Però guarda, io ti continuo che tu stai continuando a parlare con uno che ha pro nel nome, quindi stai un po' attentino. Devi smetterla, non sei un pro, come devo fartelo capire? Mamma mia, hai visto che cazzo tu l'ho tirato Holly, mamma mia. Complimenti. Mate, visto che sei così forte, che ne pensi di farmi un bel tricozzo? Bel tricozzo tu dici, eh? Sì, fammi un bel recovery. E lo faccio su, è fatto. No, non è un recovery questo, ma ecco, voglio vederti, vai. Sono fregato. Aspetta, spaccano loro, perfetto. Benissimo. Noi siamo dietro e li facciamo andare avanti, molto bene. Ci passo. Ma I have a chance. Non ci posso credere. È la mia che spacca. Spacca, muoviti. Oh mio Dio. Ma ti è rimasto in vita più di tutto quello lì. Sì, hai capito proprio bene. No. Oh cavolo. No, sono aspetta. Veloce, mi devo muovere. Ok. Incredibile. Vai, spacca! No! Che brutto bastardo! Merda! Vai! Ce la puoi fare! No! Non ci posso credere, Matte! Vabbè, Matte! Ma io ti faccio un applauso di consolazione perché... Cioè... Ti sei impegnato, sei rimasto in vita comunque più del contendente, quindi bravo. Ringrazio i tifosi che mi hanno sempre supportato. Penso ma io mi ritiro. Penso proprio a nessuno, ma adesso è il momento della finale. È il momento del record. È il momento di scrivere la storia. Andiamo, Mora!
siamo tutti riuniti! Perché sì, diciamo che il torneazzo singolo l'ha vinto Holly, ma per fare il super record finale bisogna essere tutti quanti. Dobbiamo unire le forze! E quindi ora, guardate, ci sono tutti: Holly, Xami, It, WhatsApp, ci sono tutti quanti! Ma poi c'è anche Mate. Mate. Sto girando come me, pro player. E ora ragazzi, cerchiamo di vincere questa partita. Cerchiamo di arrivare in fondo. Almeno 150 ondate. Voglio un record estremo. Oddio, ma qualcuno si è ammazzato, sbaglio? Ah no? O sì? Boh, no, sì. Chi è che è morto? Non lo so, non mi interessa. Ma che cozzone è morto? Ma ha avuto una laggata clamorosa, si è buttato giù. Siamo all'ondata numero 17. Oh no. Oh no, no, no. Questa non ci voleva proprio. Mi sa che... Aspetta. No! Stavo per fa... Ma sono rimasti in due. Ma sono rimasti in due. Ma cosa è successo? Ondata 70. Oh cavolo, qua vedo che ci sono stati. Ok, perfetto, è andato avanti. Questo è l'importante. Sapevi, questo è l'importante. Io una volta ero arrivato qua. Una volta, quanto tempo fa? Non troppo lontano. Poi però sei morto, scommetto. Ma non sei mai riuscito a fare il record. Ma loro ce lo faranno. Io lo so, sono rimasti soltanto in due. Ma sono i due prescelti. Strano che però il signor Holly è morto. Io pensavo sarebbe arrivato in fondo. Anch'io. Invece no, a volte quando uno meno se l'aspetta. Ecco, tipo ad esempio Donny, che è stato uno dei primi ad essere eliminato. Non mi ricordo da chi, forse da Holly, non ne sono sicuro. Però Xami sicuramente era stato eliminato da Holly. Adesso sono qui a battere il record. 78 ondate. Dai, 100 ci arrivano, credo. 95! Non ci posso credere! Stanno andando avantissimo. In teoria, appena si arriva a 100, dovrebbe esserci una velocizzazione, o sbaglio? Ma non lo so, ma io mi sento molto rilassato in questo momento. Per quale motivo? Lo so, mi sento al sicuro. Ah, perché ti affidi molto a loro, nella loro propria iragine, scommetto. Esattamente. Allora speriamo non sbaglino, perché qua ci siamo! Ondata numero 100! Sì, finalmente si è arrivati al 100, ma oddio, effettivamente è molto più veloce. Sì, si è velocizzato, e come? Chissà se adesso sarà uguale fare i trick e se sarà comunque fattibile. Io non ho la più pallida idea. Ondata 104, il tuo numero. Mamma mia, ci stiamo avvicinando al 150, io non ce la faccio più. Sono veramente troppo forti, stanno battendo record su record. Secondo me potrebbero arrivare letteralmente all'infinito. 160, ormai non li fermi più. Che poi deve essere difficile essere focussati per tutto questo tempo. Cioè io e te, Matt, siamo morti, sai quanto tempo fa? Ormai è passato, eh. Guarda che sto prendendo il sole. Non puoi prendere il sole se c'hai un coso in testa. Oddio, Donny si è buggato. No, si è salvato, si era buggato, no! Dentro il muro. Si è salvato, no. Casa no. No, si è salvato. Ragazzi, Mate non ce la fa più. Siamo alla 165. Cioè, no. Non ho mai visto una roba del genere. No. Oh, oddio. Come è successo? Non ci posso credere, è finita così. Erano arrivati a 180. No, no. Potevano arrivare a 1000, secondo me, raga. Potevano arrivare veramente a 1000. Mate gode, Mate, volevo vedere a te se succedeva una roba del genere. Comunque, un applauso a tutti quanti. È stato veramente incredibile. Mate.